dovuto entrare gli ospiti, tanto evocata la senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, l'onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle, collegato con noi da Milano c'è Massimo De Manzoni, direttore della Verità. Ben trovato, De Manzoni. Buongiorno. Allora, abbiamo introdotto i nostri ospiti con la Marsigliese, questo era un omaggio dritto dritto per l'Azzolina, perché ormai ci avete tutti il gilet giallo, sono meravigliata che lei oggi non vesta di giallo. Però l'inno lo so in francese, perché il mio professore di francese il primo anno di liceo fu la prima cosa che ci insegnò. Bene, quindi insegnò. Lei si è preparata per tempo, diciamo. Di Maio sì. È arrivato solo dopo. Assolutamente. Adesso ci arriviamo. Ma pezzi, il film tutto a posto? No, temevo che dicesse che sono la bella addormentata, no? No, oppure quello non lo direi mai. Quello non lo direi mai. Noi tutto a posto, e direi che invece un partito che sta a discutere è un partito che ha delle ottime possibilità. Sento che di siamo rinascita. Belli caldi. Oggi riproponiamo un gioco che è sempre piaciuto molto al nostro pubblico, che è Alessio, scommettiamo che. Lo scommettiamo che Rita Gadà, che è diverso rispetto agli altri, ha delle regole molto perché? Precise, le ricordiamo, dovete puntare con la testa, non con la pancia, non con il cuore, dovete avere la freddezza del broker professionista, questa è la prima. La seconda, dovete dichiarare un vantaggio competitivo nei confronti di uno degli altri partecipanti, per esempio l'Azzolina è campione di Monopoli, la Malpezzi è cintura nera di tombola, devono dirlo prima di partecipare. L'ultima, che è la più importante, sì. Le puntate di Tagadà sono in diretta e vengono registrate. Tutte registrate, rimangono lì a testimoniare. Sarà usato ciò che a rischio detto. E pericolo di chi allora, parla. Allora, De Manzoni, arrivo da lei e poi andiamo in pubblicità. So che lei non è uno scommettitore, quindi ogni non volta che c'è De Manzoni, noi ogni volta che c'è De Manzoni facciamo scommettiamo che De Manzoni dice ma io non amo scommettere. E però va così. Allora, la scommessa che le propongo, però questa è facile. Arriva la crisi di governo entro l'anno e le chiedo, può fare una puntata morbida 10 euro, una puntata aggressiva 1000 euro, una puntata ad alto rischio 1 milione. Entro l'anno, nel 2019, arriva la crisi di governo? No, 1000 euro. No, 1000 euro. Dopo la pubblicità il perché. Pubblicità. Di cosa non volete più sentir parlare nel 2019? Di politica. Siamo davanti ai palazzi della politica. La parola invece che vuole sentire nel 2019? Serenità. Lavoro un po' per tutti, basta con i lavori precari, magari un po' più di stabilità anche per noi. La manovra ce la siamo lasciati alle spalle. Anno nuovo, temi nuovi. Quali sono le parole bandite nel 2019 dagli italiani? Non voglio sentir più parlare di... Tasse, troppe tasse, tasse e accise. Corruzione, ma la vedo dura. Sicuramente dei crolli dei ponti. Omicidio, contro le donne e basta. Di povertà. Della spazzatura a Roma. Dei rifiuti. E secondo lei non ne sentirà più parlare nel 2019? No, penso che ne sentiremo parlare ancora tanto. E quali sono le parole che si vogliono sentire nell'anno nuovo? Ricerca. Investiamo un po' più di soldi sulla ricerca. Giustizia. Giustizia e pari opportunità per tutti. Pace, pace, pace per tutti. Come si dice in arabo? Assalam. Ha fiducia nella politica? Non è molto, non dico bugia. Quota 100 è reddito di cittadinanza. Ce ne sentiremo parlare ancora. Non c'è dubbio. Si parla di queste cose che sono in antitesi con gli investimenti e il lavoro. Io preferisco lavorare, onestamente. Per noi prima ci tocca la pensione. Sentimento nei confronti della politica? Rabbia, disillusione? No, io al momento sono fiduciosa. Ha fiducia in questo governo? No, fiducia nel palazzo. È bello solido. No, il palazzo è solido. Quale sarà secondo lei la parola del 2019? Temo crisi politica, dopo le europee. Per colpa di Salvini, di Di Maio? Più di Salvini, sì. Di chi non vorreste più sentir parlare nel 2019? Di Renzi. Perché? Perché Renzi basta? Perché ha fatto un sacco di promesse e non ha mettuto niente. Non voglio sentir parlare più di Berlusconi. Che ne pensate? Candida alle europee? No, guarda che ti sguinzaglio il cane, eh. Ciao. Qua di nuovo in studio, vi ricordo che abbiamo con noi l'onorevole Azzolina,
senatrice Malpezzi, Massimo De Manzoni. De Manzoni, riparto da lei, ci aveva detto il governo non cade nel 2019, non ci sarà crisi di governo. Ha sentito che tra gli intervistati invece dicevano dopo le europee qui per colpa di Salvini cade il governo. Mi spiega perché invece secondo lei tiene il governo? Neanche allora, intanto... un rimpastino, niente. Ah, quello è un altro discorso, i rimpasti sono sempre possibili, addirittura anche i nuovi ingressi. Se posso fare un mini ragionamento, certo. Intanto è una scommessa, e diciamolo, nel senso che le scommesse, cioè il 40% o 45% dei proiettati vado in un modo e il 55% nell'altro. Per cui se non succede entro le europee la grande crisi economica che tutti quanti dobbiamo augurarci non ci sia e che spazza via il governo... Io penso che non ci sarà la crisi di governo per tre motivi molto semplici. Il primo è che i 5 Stelle non hanno risolto il problema del secondo mandato e quindi andare a casa a quel punto per loro sarebbe la fine di carriere politiche sia di Di Maio ma anche di molti peones che rischiano di non tornare più in Parlamento. Secondo, io ritengo che Salvini non abbia la neanche minima voglia di tornare con Berlusconi e quindi di ripartire da un centrodestra con tutte le fatiche del caso, soprattutto dopo le posizioni ipereuropeiste che ha assunto Berlusconi. Berlusconi, Forza Italia, Tajani, sì. Gli accoliti. E terzo punto, se arrivano le elezioni europee, come dicono tutti, queste elezioni europee determineranno un cambiamento nel Consiglio europeo, probabilmente in maniera più favorevole a certi tipi di governo, tipo il nostro, quindi con un allentamento forse di certe misure. A quel punto è il momento di sfruttare la situazione, non di andare a casa. Perché andare a casa, dice De Manzoni. Ovviamente la differenza la fa la questione economica. E allora propongo alla Malpezzi un'altra scommessa. E cioè, questo governo ha fatto delle promesse. Ha detto, vi diamo il reddito di cittadinanza, vi diamo quota 100, rimettiamo in moto il paese. Allora noi le chiediamo di scommettere su... Diminuisce la disoccupazione nel 2019, quindi riparte il lavoro, il paese va meglio, il paese cresce, può fare una puntata morbida a 10 euro, una puntata aggressiva a 1000 euro, una puntata ad alto rischio, 1 milione. Prego Malpezzi. Io purtroppo devo scommettere che non accadrà, perché la disoccupazione non diminuirà e faccio una scommessa ad alto rischio. Lo dico a malincuore perché non è sicuramente... un attacco perché al governo, che scommette contro il paese. È diciamo. Un problema proprio nei confronti del paese. È un paese che anche per colpa di questa legge di bilancio, che insomma ne vedremo gli effetti a breve, non ha gli strumenti per affrontare tutti i passaggi dei prossimi mesi. E io devo rispondere a Milano, a De Manzoni, perché nella sua analisi, che può essere anche condivisibile, manca però un elemento che mi fa ribaltare assolutamente la posizione che lui ha espresso. Nessuno si assumerà delle forze di questo governo la responsabilità di fare la prossima legge di bilancio, perché... c'è un bel peso lì. C'è un peso incredibile ed è un peso per gli italiani, lo ripeto. Sì. Io queste cose le dico assolutamente a malincuore, non con il sorriso, perché so a che cosa rischiamo di andare incontro. Questi rischi sono aumentati, per cui troveranno l'elemento, visto che non sono in grado di mantenere le loro promesse, l'elemento che tirano fuori dal cappello per dire che sarà colpa sempre di qualcun altro. E quindi ma non si solo torna ci sarà la crisi e non ci e sarà. E quindi chi governerà Malpezzi? Ma esiste un Presidente della Repubblica che sceglierà quali saranno i passaggi giusti? No, ma lo dico con è uno scenario po' strano, manca l'opposizione. Secondo loro lei rinunciano perché hanno paura e chi l'opposizione governa? Non manca, perché l'opposizione c'è ed è stata anche un'opposizione talmente presente da risultare, secondo i colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega, persino eccessiva. C'è un'opposizione che ha detto a gran voce confrontiamoci sui temi, perché quando fai una legge di bilancio non è che puoi fare la semplice propaganda. Allora facciamo una cosa, dire, credo che l'onorevole Malpezzi, fare le proposte Malpezzi, alternative a quella legge per aiutare gli italiani, non l'opposizione, per aiutare gli italiani. C'è un punto e abbiamo agito per che quello. La senatrice Malpezzi ha toccato qualche minuto fa ed è il punto di quello che si ritroverà chi va a fare la legge di bilancio del prossimo anno, no? Cioè la verità è che a dicembre, quando si dovrà fare la legge di bilancio,
ci si ritroverà con delle clausole di salvaguardia che sono di gran lunga più pesanti di quelle che già quest'anno hanno visto in difficoltà, già alla fine diciamo del 2018 hanno visto in difficoltà questo governo, perché erano già impegnative quelle, abbiamo dovuto trovare 13-14 miliardi, il prossimo giro ne dobbiamo trovare molti di più e quindi molti sospettano che il problema sia stato rimandato perché poi si vede, non voglio dire che necessariamente Salvini e Di Maio abbiano deciso di non esserci loro, però diciamo poi si vede. Arrivo dall'onorevole Azzolina, perché poi stare al governo è complicato, nel senso che succedono una serie di cose. Oggi a Roma c'era la Coldiretti, Alessio? Esatto, la protesta degli agricoltori. Ecco, e ieri erano in Puglia gli agricoltori, i li fate vedere? I gilet arancioni, fatemeli vedere e arrivo dall'Azzolina. Perché è un bel colpo d'occhio, no? Nel senso che quello che colpisce è che lì hanno i gilet arancioni. E ieri si è verificato uno strano cortocircuito, perché mentre Di Maio metteva il gilet giallo, quello francese, questi signori qui in Puglia, che diciamo si sentono un po' traditi dal Movimento 5 Stelle in particolare, hanno messo il gilet arancione. E allora il governo delle piazze e del popolo si ritrova col popolo che va in piazza perché non è contento. E nel frattempo il governo del popolo e delle piazze appoggia le piazze francesi scatenando l'ira funesta della Francia. Cioè è un momento diciamo particolare. Prego onorevole Azzolini. Allora, non è che Di Maio abbia indossato i gilet gialli, semplicemente ha detto come la battaglia francese abbia sicuramente degli aspetti che noi come Movimento 5 Stelle in Italia peroriamo da tempo. I gilet gialli hanno presentato, potremmo dire, dei cahiers de doléances, no? delle richieste nello specifico, che sono l'aumento del salario minimo, chiedono che le banche vengano trattate in un certo modo, che si finisca con la colonizzazione in Africa, che poi porta a tutti i problemi che noi conosciamo anche in Italia, cioè delle battaglie che noi abbiamo recepito senza alcuna violenza, che abbiamo sempre avuto in Italia, per cui è nato anche il Movimento 5 Stelle, perché la rabbia che c'è stata in Francia, a mio avviso, poteva esserci anche in Italia se il Movimento 5 Stelle non avesse, diciamo, raccolto il malcontento e trasformato poi in una cosa positiva. Però, diciamo, nello specifico ci sono almeno due aspetti, no? Cioè, la questione delle piazze, quali ragioni hanno portato le persone in piazza? Uh-huh. Cioè, il fatto che quelle proteste sono state anche molto violente. Cioè, il e fatto io non che condivido nessuna violenza, a quel movimento, ovviamente. D'accordo, però quando neanche scrive, Di Maio, chiaramente. Sì, il quale Di Maio è vicepresidente del Consiglio in Italia, quindi ha un ruolo istituzionale, non è solo però il leader di un Maio partito politico. Di Maio non si riferiva né ora né meno no, mai agli scrive, aspetti violenti. Non mollate della... e quel movimento in realtà idee. Vuole che Macron vada a casa, quindi c'è un problema anche... E spesso ci troviamo a parlare di questo, di mimica del ruolo, uno un po' il ruolo lo deve esercitare e invece allora, questa cosa diciamo produce un po' una gaffa. Non lo poi non attenzione, mollate. I francesi spesso hanno detto cose delle quali avrebbero fatto bene a allora diciamo, io personalmente tacere, se le avevo dire tutta penso che ciascuno dovrebbe guardare a casa propria, chiaramente i francesi sono più volte intromessi da noi. E noi abbiamo adesso detto una cosa su di loro. Quando dice non mollate, intende nelle idee, chiaramente, non intende assolutamente avallare nessuna tipologia di violenza, perché il Movimento 5 Stelle non è mai stato questo, lo abbiamo sempre dimostrato, siamo persone più che pacifiche. Tornando all'Italia, alla questione degli agricoltori, noi siamo assolutamente disposti a sentire chiunque, penso che ci voglia un serio piano olivicolo che manca nella legge di bilancio, abbiamo messo un milione di euro, abbiamo messo un milione di euro per il batterio dello xylella, perché sappiamo benissimo il problema che c'è, il ministro Centinaio ha detto che andrà
giù in Puglia a fine mese, io spero sempre che quando ci sono i problemi è possibile. Sì, in Puglia c'è il tema delle trivelle, in Puglia c'è stato il tema possiamo parlare del tappo, di tutti, cioè, ci sono stati vari temi e loro avete contenti cambiato non sono. Idea, cioè, lo dico con simpatia alla collega Azzolina, il problema è che loro si sono presentati in campagna elettorale, stiamo parlando di un anno fa, con una serie di proposte che raccoglievano, con una serie di proposte che raccoglievano proprio quello che tu dici, no? Una serie di disagi, promettendo quello che era difficilissimo da mantenere. E in alcuni casi, in molti casi vorrei dire io, che cosa è successo? Che nel momento in cui con il voto di quegli elettori delusi, arrabbiati, che volevano vedere una determinata soluzione ai loro problemi, voi che cosa avete fatto? Non avete rispettato quello che avevate promesso allora, loro. No. È successo con il TAP, è successo con la TAV, sta succedendo con la TAV non è successo un mese. Adesso vediamo cosa succede. Io voglio dire una cosa, noi in questo momento abbiamo bloccato circa 50 tentativi di trivellazione a casa mia, a Carpignano Sesia è stato uno degli ultimi bloccati. Quello che è successo rispetto alla trivellazione di cui abbiamo parlato adesso non riguardano un'autorizzazione che ha firmato Luigi Di Maio, parliamo di autorizzazioni che erano state firmate in passato e sulle quali diciamo che il presidente della regione Puglia Emiliano aveva chiesto almeno di dargli una mano a spostarli da quella spiaggia, che è una spiaggia particolarmente pregiata, ad un altro posto, diciamo, no? E invece anche su quello io penso che risposta. Se si potesse fare lo si farebbe domani stesso, perché noi siamo contrari alle trivellazioni. Arrivo da Alessio Orsini, voglio sapere da De Manzoni, chiedo aiuto da questo punto di vista, il punto politico, perché ieri Di Maio scrive quel post a proposito dei gilet gialli, stiamo parlando di un inseguimento della Lega, cioè competizione con Salvini, nostalgia delle piazze, che pure è possibile, oppure mi ero segnata una possibile collocazione europea, cioè cosa ha giocato di più? Forse quest'ultima, esatto. Quest'ultimo aspetto. C'è stato nei giorni scorsi, anzi in atto il tentativo, non so quanto fattibile, quanto potrà riuscire, di trasformare i gilet gialli in un movimento che potrebbe presentarsi alle europee. Tant'è che Di Maio dice vi mettiamo a disposizione la piattaforma Rousseau. Ha messo una fiche, a parte che la piattaforma Rousseau a disposizione è un altro aspetto ancora del problema, però politicamente lui ha messo una fiche anche perché i 5 Stelle hanno un grosso problema in Europa di collocazione per l'appunto. Come ce l'avevano in Italia prima di escogitare il famoso contratto di governo, hanno lo stesso identico problema in Europa, non fanno parte di una famiglia. Cioè per Salvini è più facile, è più chiaro, ripropone, è più netto. Si ripropone lo stesso che è successo in Italia, Salvini ha due forni, un movimento, un blocco sovranista, diciamo così, che sta cercando di mettere insieme, ma qualora non funzionasse è corteggiato dal PPE, perché il PPE per rimanere al potere ha bisogno di appoggi e all'interno del PPE qualche aggancio, parliamo di Kurz, parliamo di Orbán, ce l'ha Salvini. Alessio, i 5 Stelle da questo punto di vista sono completamente isolati, devono trovare una sponda. E quindi questa può essere una chiave, o perlomeno un tentativo. Certo. Alessio. Ci sono un po' di notizie, vi do la prima che arriva direttamente da Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, realizzare uno strumento ufficiale collegato direttamente con la Procura della Repubblica Italiana per i nostri eletti in Parlamento. Insomma, si tratta di rendere pubblico il casellario giudiziario dei parlamentari italiani, lo propone Grillo sul blog, una proposta che ha degli echi anche francesi perché era stata anche proposta, se non sbaglio, da Macron, ed è una notizia arrivata poco fa. E poi ce n'è un'altra che si sta in questo momento mangiando le altre, sta monopolizzando il dibattito politico. Parliamo del decreto su Carige. È intervenuto poco fa Di Maio, lo ha fatto con un post su Facebook, ve lo faccio vedere. Quante balle dei giornali di Renzi e della Boschi sulle banche, proprio loro parlano, le smonto tutte in 10 punti che vi prego di diffondere al massimo. Questi sono i 10 punti, il primo dei quali... Aspetta, adesso mi fai vedere 10 punti, mi fate vedere cosa va detto Renzi, perché dovremmo averlo recuperato. Fatemi sentire Renzi. Stanotte il governo ci ha messo 10 minuti e in 10 minuti ha salvato una banca, la Banca di Genova. Ha fatto bene, il governo ha fatto bene, perché quando le famiglie sono a rischio, i correntisti sono a rischio, i risparmiatori sono a rischio, si interviene salvando gli istituti. Salvini e Di Maio però si devono vergognare.
E non per quello che hanno fatto in 10 minuti ieri sera, ma per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi. Si devono vergognare per le offese e per gli insulti. Hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi. Sulla TAV, sulla TAP, sull'ILVA, sulle trivelle, adesso persino sulle banche. È proprio vero. Puoi ingannare qualcuno per tutta la vita e puoi ingannare tutti per una sola volta, ma non puoi ingannare tutti per tutta la vita. È un po' uno sciocco. Comunque, onorevole Azzolina, si devono vergognare Salvini e Di Maio. E mettiamo lì 10 punti, Alessio, e poi ci aiuti a leggerli. Prego. Gli manca un particolare. Non abbiamo dato 20 miliardi a nessuno, non abbiamo dato soldi a nessuno. In questo momento abbiamo messo semplicemente delle garanzie e Di Maio ha più volte ribadito, forse lo ha scritto credo anche lì, che nel caso in cui fosse necessario mettere dei soldi pubblici, quella banca deve diventare banca dello Stato. Deve allora, essere tra i 10 punti me lo conferma lei. E questa è la differenza. Leggiamo i punti, quello è il terzo punto. Quello è il terzo allora, punto. Primo punto, non abbiamo dato un euro alle banche, mi sembra che anche questo dicesse una rivoluzionina. Secondo punto, Alessio. Abbiamo scritto in una legge che se serve lo Stato potrà garantire nuovi titoli di Stato e potrà ricapitalizzare, speriamo non serva. Il terzo punto è quello che citava l'onorevole Azzolina. Se si usasse la garanzia. La banca deve diventare proprietà dello Stato. Cioè deve essere nazionalizzata, esatto. In questo modo non ci sarà nessun regalo ai banchieri, nessun azionista obbligazionista truffato, il quarto punto, non sarà come Etruria perché salviamo tutti gli obbligazionisti e correntisti, il sesto non sarà come le banche venete, Renzi e la Boschi fanno le vittime, fanno ridere i polli, se avessero fatto come noi non ci sarebbero stati risparmiatori sul lastrico, ora vedremo chi è stato a non restituire i soldi a Carige affossandola, il punto 8, il 9 no, ci batteremo in Europa. No, c'era un passaggio del punto 7 che era interessante, ma evidentemente ai loro amici e parenti non conveniva, qui diciamo il riferimento non è puramente casuale. Sì. Il 9 ci batteremo in Europa per riformare il sistema di vigilanza bancaria e faremo la separazione tra banche commerciali ed affari. Abbiamo messo 1,5 miliardi per i truffati delle banche di cui è responsabile il vecchio governo. Segnalo che Affost poco fa ha pubblicato questo. Dissidenti bancari, si vedono le foto di due senatori autorevoli e noti che sono Elio Lannutti e Paragone, senatori Movimento 5 Stelle, di traverso sul decreto Carige non si possono dare aiuti pubblici senza chiedere conto a Banca Italia, Banca Italia che poco fa ha detto che comunque un ruolo lo avrà. Perché non solo hanno fatto la stessa cosa che avevamo proposto noi per salvare, lo ripeto, i correntisti, ma hanno fatto la stessa cosa persino in legge di bilancio in cui la loro proposta, quella che addirittura nel post Di Maio risollecita, la loro proposta era identica, chiara e netta a quella che abbiamo portato avanti noi nel tentativo anche di andare incontro a quelli che erano stati truffati, perché quelli che sono stati truffati dovevano meritarsi il risarcimento. Allora, io questo lo voglio dire perché se loro oggi possono mettere la garanzia, devono dire grazie al lavoro fatto dal governo Renzi del governo Gentiloni, perché il fondo avevate messo un miliardo e mezzo di euro. Ti sto parlando del fondo, pensa quanto costa messo il un miliardo e mezzo di euro, pensa qual è la base da cui voi riuscite a partire c'è un altro elemento che loro stanno provando a trovare una via d'uscita quando ieri sera hanno fatto l'unica cosa che dovevano fare, che era quella di trovare delle misure per non lasciare i correntisti abbiamo dato delle garanzie, non abbiamo messo soldi, mi pare che sostanzialmente Renzi dica hanno fatto bene, lo ribadisce anche la Malpezzi, a fare quello che hanno fatto, però dovrebbero chiederci scusa perché noi abbiamo fatto la stessa cosa prima di loro. È la stessa cosa De Manzoni? Assolutamente no, assolutamente no. Non ci sono parenti di esponenti del governo dentro questa banca. Questa banca non è fallita. Qual era l'esponente del governo? No, facciamo gli esprimere. Non ci sono parenti, parenti di esponenti. Il papà e il fratello della signora Boschi erano in una banca, se lo ricorda, la signora Boschi si mosse, andò all'Unicredit chiedendo di salvarla. Il papà nel frattempo si muoveva con i massoni per salvarla. Cioè, un mondo di differenza. C'è un mondo di differenza anche nel fatto che non è fallita questa banca. Ci sono archiviazioni rispetto alle cose che voi state dicendo. Non ci sono. Io mi prendo le mie responsabilità. Facciamolo concludere però perché vorrei tra l'altro fare un passo avanti.
Non ci sono correntisti che sono finiti sull'astrico e obbligazionisti che sono finiti sull'astrico, uno dei quali si è ammazzato. Perché questo non è successo in questo caso qui. Sono intervenuti prima. Non è stato fatto un bail-in accelerato. Per fare che cosa? Come è stato fatto con Banca Etruria, facendo rimettere i soldi a tutti quanti. Nelle banche venete gli stiamo restituendo come Stato adesso i soldi ai truffati. Quindi vediamo come va a finire. Io ero qui e ci doveva essere anche il sottosegretario Villarosa, che non è venuto, e c'erano in collegamento i truffati delle banche, a cui lo stesso sottosegretario Villarosa, quando non era sottosegretario, aveva promesso Marie Monti, pestendo all'opposizione. Dopodiché, che cosa hanno detto? Ma quando arrivi diventa un po' più complicato. Hanno detto: avete fatto una cosa che non è quella che ci avete promesso. E ma poi hanno rimediato. Non è vero, non è assolutamente rimediato. Guardate, voi potete raccontarla come volete, dopodiché parleranno i fatti. E lo ripeto, i fatti vi diranno quello che... E anche rispetto alla Banca Carige, vediamo come va a finire, perché poi abbiamo imparato con le banche che vediamo come va a finire. Fermi lì. Però il tema qual è? Che oggi io ho iniziato dicendo 2019, che accidenti se si presenta complesso, perché anche dentro il governo, tra Salvini e Di Maio, io prima chiedevo a De Manzone aiuto, dico: ma è anche una rincorsa nella competizione tra i due? Perché è evidente che al momento c'è una competizione tra i due su molti temi, certo. Le due forze sono distanti, e il fatto che ci siano le europee non aiuta, perché poi uno deve distinguersi per fare la campagna elettorale. Maria Grazia Gerina ci spiega in quali punti è più complicato. Vediamo un po'. Il 2019 è iniziato all'insegna delle opposte visioni che guidano Lega e 5 Stelle. Possiamo prenderci 10 tra donne e bambini. Ma allora quanti migranti accogliete? Zero. Sembra di stare in un videogioco in cui, come nell'ultimo episodio di Black Mirror, bisogna scegliere ogni volta come far proseguire la trama del governo giallo-verde, sempre davanti a un bivio. La prima scelta dell'anno si gioca sui 49 migranti a bordo della nave Sea-Watch dallo scorso 22 dicembre. Di Maio e Conte spingono per accoglierne almeno qualcuno, 10, 15, ma Salvini che farà? Per ora, in contatto costante con i suoi elettori, il leader della Lega ripete che rifiuterà ogni accoglienza. Ma se alla fine a prevalere fosse la linea Conte Di Maio? Questa è una decisione che prende il governo intero. Direttamente connessa alla vicenda Sea-Watch la sorte del decreto Salvini sulla sicurezza, contestato da molti sindaci, anche 5 Stelle. Stavolta davanti a un bivio ci si trova Di Maio. Con chi schierarsi? Fin qui il leader dei 5 Stelle ha continuato a difendere il provvedimento bandiera della Lega e però ha anche appoggiato l'ipotesi di un incontro per mediare tra Conte e i sindaci, tenendo il piede in due staffe. Io non ho notizie che qualche membro del governo si stia opponendo a questo incontro. Altro tema su cui il leader della Lega aspetta al varco l'alleato è la legittima difesa. Di Maio riuscirà a tenere compatti i suoi? Chi vincerà tra lui e i dissidenti? Sono sicuro che non ci saranno scherzi in Parlamento nel giorno dell'approvazione. Niente scherzi, si augura Salvini, anche sul riconoscimento dell'autonomia a Lombardia e Veneto, mentre i 5 Stelle vogliono incassare il sì del Parlamento al referendum propositivo. E poi c'è la madre di tutte le scelte. Che fare sull'alta velocità Torino-Lione? Il Movimento non può permettersi un'altra marcia indietro. La Lega nemmeno. Il governo farà di tutto per comunicare l'esito finale prima delle elezioni europee. Le europee a maggio costringeranno i due leader a chiarire posizioni e alleanze. I due marceranno divisi verso Bruxelles e a Roma resteranno uniti o si separeranno? Ricco e articolato, perché sono tante le questioni sul tavolo del governo. Certamente una questione che fa veramente molto discutere, tra l'altro in queste ore, c'è da una parte il decreto
sicurezza e immigrazione, e dall'altra parte la questione più generale dei migranti, ci sono, Alessio, quelle 49 persone in mare. Novità? Ci sono novità. Poco fa la Commissione europea, subito sbarchi dalla nave Sea-Watch e Sea-Eye, gli stati mostrino solidarietà concreta. Segnaliamo. Ma mi fa piacere che la Commissione ci dica... Mi raccomando, fate qualcosa, cioè che vuol dire? Come quando esci ti dicono copriti e se fa freddo, esatto, però senza indicarti in che modo mia mamma deve coprirsi. Diceva non sudare, che uno dice vabbè ci provo, però è una cosa strana, no? Allora dovremmo essere collegati al telefono con Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, l'imbarcazione che è lì, che aspetta di far sbarcare queste persone. Ormai a quanti giorni siamo? Non lo so neanche più, tanti, è dal 22 di dicembre, quindi siamo a 18 giorni, credo, se non conto male. E mi sente la Linardi? Sì, vi sento, buongiorno a tutti. Ben trovata. Senta, mi dica subito che condizioni ci sono a bordo, qual è la situazione? Sì, vi parlo dal ponte della nave, sono qui accanto al capitano. Sono appena salita a bordo, quindi non ho ancora avuto modo di farmi un'idea dettagliata. Devo ancora parlare con il capomissione, il medico, e ho potuto rivedere alcune facce che avevo già incontrato qualche giorno fa e che insomma sorridono, ma sempre c'è quasi chiedendo. Quindi ci sono novità, che cosa sta succedendo. In questi giorni l'equipaggio ci riporta di una tensione crescente, perché ovviamente le persone sono... provate, ma anche informate rispetto a quello che sta succedendo. Sanno esattamente che si tratta di una questione politica a livello europeo, però quello che loro sentono è che nessuno le vuole. Questo è molto difficile da accettare per alcuni di loro, che in alcune occasioni hanno iniziato a rifiutare il cibo o a manifestare di sentirsi in una condizione di prigionia, che ricorda loro quella già vissuta nelle carceri libiche, ovviamente in condizioni diverse, ma è vero che purtroppo siamo costretti a tenerli ammassati in una singola stanza, dove di solito teniamo solo i casi medici, però per poterli tenere tutti all'interno questa è l'unica soluzione. Non riusciamo a garantire ai bambini la corretta alimentazione, specialmente alla neonata di 11 mesi che dovrebbe alimentarsi in maniera diversa per poterne garantire la regolare crescita, e insomma è sicuramente una situazione in cui ci stiamo costringendo a un trattamento disumano, e direi sì, abbastanza che, insomma, vergognoso, direi, senza timore di essere smentita. Senta Giorgia, le chiedo cosa è accaduto ufficialmente fino a questo momento, perché noi in Italia abbiamo sentito che alcuni sindaci hanno detto i nostri porti sono aperti. Allora voglio sapere, qualche sindaco ha alzato il telefono, si è messo in contatto con la nave, primo punto. Secondo, qualche governo di qualche nazione, Italia compresa, ha provato a contattare la nave? L'unica comunicazione diretta con la nave è avvenuta da parte del sindaco di Napoli. Per il resto non abbiamo avuto alcun tipo di comunicazione diretta, soprattutto insomma da parte dei governi, ma in realtà non ci aspettiamo tanto, semplicemente una comunicazione da parte delle autorità portuali, che sono quelle competenti per mettersi in contatto con la nave, che indicano l'entrata in porto, perché poi tutto il resto sono questioni che riguardano, sono questioni di terra e che non andrebbero discusse in mare. Qui si stanno confondendo i piani in maniera molto pericolosa e insomma... sulla pelle di queste persone, che ormai Senta, è diventata Giorgia, una fase lei storica, sa che ma è si è detto così. In questi giorni che voi avreste violato le disposizioni della Guardia Costiera Libica, è così? Ma allora, guardi, innanzitutto è triste vedere come in questi giorni, in una situazione del genere, si possa fare questo tipo di affermazioni invece di muoversi a trovare una soluzione a questa situazione vergognosa. In secondo luogo, noi abbiamo reso pubblico ai giornalisti che sono saliti a bordo, abbiamo proprio fornito una stretta con tutte le comunicazioni avvenute da bordo. Noi siamo assolutamente tranquilli rispetto al quadro legale entro cui ci muoviamo e a cui chiediamo ai nostri governi di continuare a riferirsi, perché non siamo noi a violare il diritto internazionale. Se il nostro capitano non avesse effettuato il soccorso di queste persone, avrebbe omesso un crimine internazionale che si chiama omissione di soccorso, e cui oggi i nostri governi invece ci chiamano a fare come capitani di navi. Quindi io rifletterei molto prima di fare certe accuse, perché purtroppo queste accuse potrebbero essere in realtà
girate al contrario. Non solo, la Guardia Costiera libica non ha coordinato questo caso e non è stata nemmeno raggiungibile. La Guardia Costiera libica due giorni fa, il suo portavoce Ayoub Kassem, ha anche chiaramente espresso, lo potete trovare in un articolo dell'India Observer, che tutti i soccorsi che non sono effettuati dalla Guardia Costiera libica non possono essere da loro coordinati. Questo perché sanno meglio di noi che non è possibile chiedere a una nave battente bandiera diversa di andare ad attraccare in un porto libico dove peraltro ci sono delle chiare indicazioni rispetto al fatto che non sia un porto sicuro. Per esempio il non return advisory dell'UNHCR che ritiene che solo in tutto il mondo, da Libia e lo Yemen, siano due paesi in cui nessun punto è sicuro riportare delle persone che vi fuggono. Quindi di che cosa stiamo parlando? Giorgia, io cioè, sono in difficoltà perché non so, cioè, ovviamente auguro alle persone che sono di quella, su quella nave di arrivare a terra e di arrivare a terra il prima possibile, però mi sento un po' come la commissione che dice fate qualcosa, ma davvero fate qualcosa, perché quello che penso sia inaccettabile è che 49 persone siano in mezzo al mare ormai da 18 giorni, che tra queste persone ci siano dei bambini, uno piccolissimo. Io lo trovo veramente vergognoso, non so che altro dire. Grazie Giorgia, magari torniamo a sentirci, spero, per una buona notizia, diciamo. Grazie a voi. Azzolina, questa è una brutta storia, come la si guarda, peraltro una brutta storia in cui il governo ha dato i numeri, Salvini ha detto zero, Conte aveva fatto una trattativa con l'Europa dicendo dividiamoceli, siamo pronti a prenderne una parte, Di Maio aveva detto 12, solo le donne e i bambini, poi Conte ha detto pure i mariti, cioè è una brutta vicenda, no? Ma per me è un fallimento dell'umanità, se proprio devo dirlo, dell'intera Europa anche, perché sì, qui il problema è e resta europeo, chiaramente non è un problema soltanto della nostra nazione, penso che su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Io sono assolutamente d'accordo con Conte quando dice prendiamone 15, dividiamoli, cioè ogni Stato si assuma le proprie responsabilità, perché l'Europa non è che deve esistere soltanto come Europa economica, quando c'è da intervenire sulle manovre, sì, ci incontriamo che ci mettiamo e poi ci scarichiamo, 48 e ci scarichiamo là, no? Le responsabilità. Allora, mettiamoci d'accordo tutti i paesi e ce ne prendiamo ciascuno un po', così dovrebbe essere. Invece cosa dice la Commissione? Dai il suggerimento così, ma poi ogni singolo Stato che cosa ha fatto per intervenire e dire voi ve ne prendete due, io me ne prendo tre, voi ve ne prendete cinque? Niente, assolutamente no, niente. No, noi abbiamo fatto di più, che non sono d'accordo neanche Salvini e Di Maio. Vabbè, guardi, sull'immigrazione sappiamo benissimo che non tutti la pensiamo nello stesso identico modo, però c'è, faccia finire, cioè di chi è l'ultima parola, questo voglio sapere. Io dico che chi ha ragione Di Maio parola quando dice è una decisione che deve prendere il governo, ed esiste anche un presidente del Consiglio. Ma poi De Manzoni, poi no, vi devo salutare solo, vi chiedo gentilmente il ragionamento giusto che fa la collega Azzolina quando dice ridistribuzione. È stato il primo fallimento di Conte perché è andato in Europa a luglio, a giugno, alla fine di giugno. Ma Simone, quando da anni che no, funziona così, ascolta, non è un fallimento di Conte. No, il fallimento di Conte è stato che è andato a contrattare e non ha portato a casa la ridistribuzione. Cosa ha portato a casa? La ridistribuzione volontaria. Ma in passato volontaria. Quale ridistribuzione no, abbiamo portato parliamoci, a casa? Parliamoci no, chiaro. No, è un problema europeo di sempre. Se avete deve detto che avevate... No, no, facciamo la finire perché davvero avevate un altro ospite che voglio salutare, quindi mi devo chiedere di essere e poi veloce. Cosa ha portato a casa? La ridistribuzione su base volontaria. Così gli amici dei vostri alleati, Simona, Orban e compagnia. Ho capito, dopodiché quei 49 devono scendere un problema europeo. Noi dobbiamo andare a prendere, devono scendere, quei 49 devono scendere. La collega Azzolina si è indignata, io credo che sia indignata, ma certo che sono indignata, deve dire al suo ma governo, ma sono indignata di non rispetto al mio prego governo, prego De Manzoni, rispetto all'Europa, ferme De Manzoni. Due cose molto veloci. La prima, devono sbarcare a Malta, perché cioè, Malta non la pronunciamo, ma è lì, è uno Stato europeo, sono in quel porto lì, lì devono sbarcare. Per cui facciamo fare un po' una volta le cose giuste a Malta. Secondo, è sempre spiacevole e difficile confondere i due piani. Un piano è quello umanitario, è chiaro che quando si vedono delle persone in difficoltà le bisogna assistere e soccorrere. È chiaro che un governo non può ragionare come delle persone, come un consesso di persone. La linea dura ha pagato, sta pagando e ha risparmiato quest'anno
svariate migliaia di morti in mare. Questo va ricordato, perché nel momento in cui invece c'era l'altra situazione, partivano a migliaia, decine, centinaia di migliaia e ne morivano in mare. Il problema è chiaro che non può essere governato in quel modo lì, se ne è trovato un altro, bene, male, fatto male perché l'Europa ha fatto quello che ha fatto, tutto quello che volete, ma i numeri, i dati forniti dall'ONU e dalla Caritas dicono che quest'anno sono morte meno persone in mare e secondo me questo è un successo. Sono morte allora, perché non sono partite, perché c'è quello che ha portato avanti Minniti, che gli accordi ha con i paesi, fatto in modo di portare gli accordi. Sì. Questo governo non ha merito di Minniti, è merito assoluto, ma il pezzo è merito suo. Come hanno fatto gli italiani a non accorgersi che avevamo la coppia Minniti-Malpezzi? Come hanno fatto a mandarmi a casa il 4 marzo? È una cosa che ancora mi arrovella, veramente incredibile. Ringrazio gli ospiti che sono stati con noi fino ad ora.